Ciao, sono Majo. Per la rubrica dei giochi fan made, in questo video andremo a vedere il remake fatto con la Real Engine di Jedi Knight Dark Forces 2. Un incredibile remake, perché vi dico che l'ho provato e sono rimasto veramente sorpreso di quanto alto possa essere il livello delle cose fan made. Chiaramente c'è il link in descrizione se volete scaricare il gioco. E adesso basta chiacchiere, ce l'andiamo a vedere. Ed eccolo qua, Star Wars Jedi Knight Dark Force 2. La prima cosa che possiamo notare è che c'è sia un single player che un multiplayer, e per essere un'opera fan made già questo è pazzesco. Ma non basta, ci abbiamo main story, survival mode, sandbox, extra, che non so cosa sia, ma non andiamo lì, andiamo a vedere la main story. Double Cross on Nar Shahada. Ci sono anche gli intermezzi. Ma non c'è tempo per vedere tutte le cutscene perché sono lunghe. E quindi... guardate il livello grafico che la Real Engine vi permette di avere. Hey. La fluidità di gioco. Abbiamo ricaricato lo shield. Con il destro del mouse, guardate che fa. Una cosa totalmente inutile, ma sborona al punto. Stavo sboroneggiando. Ehi, non è giusto. Tu hai visto qualcosa? Abbiamo droppato un'altra arma. Ma sponda da qualche parte. Energy Cell. Sì, ok. Abbiamo raccattato roba. Di qua, non si va, no? Com'è fuori? Una bella giornatina, direi, dai. Vai. Senza indugi, andiamo oltre. Più, se mi piace il più, ragazzi, c'è. E già questo dovrebbe... ma dov'è che mi piupieggiano? Ma com'è che mi piupieggi da lì? Chi ti ha detto di potermi piupieggiare in questo modo? Che bellezza, ragazzi. Graficamente è tanta roba per essere un fan made, eh. Ovviamente i suoni sono rippati e paro paro da quelli originali, quindi che ve lo dica a fa. Faccia verde, stiatta. Ah, bello anche lui. Ma c'è anche tutta la colonna sonora che mi farà un enorme copyright strike. Ma chi se ne frega, tanto si guadagna una mazza da YouTube. È puro godimento farvi vedere che esiste sta roba. Già si muore? Ora di sì, vediamo se è vero. Direi proprio di sì, si muore malamente. Vediamo dove si riparte, perché è tutto un cercare di capire alla fine quello che succede. Ripartiamo dall'inizio. Ok, egli è stiatta. Adesso la giochiamo un pochino con più velocità, eh. Facciamo un pochino più snella, vai. Bam, 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 bam. Energy Cell, vai, prendile. Posso ammazzare anche lui? Oh yeah, non droppa niente. Droppa semplicemente il fatto che mi aveva innervosito, il fatto che lui fosse lì a vedermi maciullare da questa gente che mi voleva morto. E ciò non è bello per niente. Se lo so che sei lì, ti ho già visto prima, ma sei nascosto. Hanno un'intelligenza artificiale, sti bastardi. Ma veramente? Cioè, io sapevo che era lì e lui se n'è andato? Come si permette? Non c'è più la roba di prima. Ma questo gioco è fatto bene. Oddio, morirò. No, addirittura dall'alto. Ma che sei di legno. Più. Ma se torno di qua è di nuovo lì che mi aspetta il tizio? No. Mamma mia, sta cosa è incredibile per un gioco di questo livello. Allora, di là non ci torno, e sono morto prima. Quindi col cazzo vado di là. Devo andare di là? No, eh. Ah, scusami, eri semplicemente un tizio lì a guardare le mattonelle in terra. Scusi, signore. Ehi, anche a te. Vai, balletta. Ah, ok. Vabbè, niente. Più. Mamma mia, come si pipiueggia qui. Se va di qua, che succede? C'è qualche secret? A bombazza, c'è anche secret. Ma che volete di più? Vieni, simpaticone, dalla giacca strana. Ma che mi pipiueggia? Io non capisco. Dov'è? Si è nascosto. Non ha più voglia di spararmi. Vabbè, ha capito la mia superiorità. Col cazzo, te dov'eri? Ma dai, bastardo lui. Ma guarda te. Nascosti come dei Viet Cong. Viet Cong stellari. Visto un fascio rosso. Visto. Ehi. Hai visto un fascio rosso? Ehi, che? Oh! E ti permetti di permetterti, oh? How do you permit it of permit it? Si può più già nulla qui? Si va qua e...
Sale da sé? Dov'è? Dov'è il tizio che mi ammazza? Tanto lo so che c'è uno che mi vuole ammazzare. No, c'è un tizio che... Ehi! C'è un monte di gente qua. Vai, questo era quello che era sopra. Bastardo lui. Abbiamo trovato altre armi? No, solo queste. Abbiamo anche i cazzotti. Vabbè, ora che sono due direi di no. Quando rimane uno solo, però a cazzotti me lo vorrei fare, eh. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua, mucca spaziale. Bello, bello, bello. Non mi dispiace per nulla, anzi. Come si dice da queste parti, un mi disgarba. E se esplodono? No, per fortuna no. C'è qualcuno nascosto qui? Magari mi può fare una sorpresina. Però c'è roba. Vedi che viene sempre ripagata la mia curiosità. Ci perdo 10 ore in più nel fare i giochi, eh. Ma talvolta la mia curiosità viene ripagata in maniera del tutto inaspettata. Oh mio Dio, cos'è quello? Ma da dove arrivi? Ma perché sti osi verdi spuntano come... come non si sa cosa da non si sa dove? Apriti. Apriti, sedano! Queste esplodono. No, neanche queste esplodono. Qui che c'è? C'è roba sotto? Mi vogliono morto tutti, mi vogliono morto tutti! Io non so neanche perché! Oh no, c'è un robottino. Sei un amico o sei un nemico? Te? Chi sei? Posso distruggere? Sì! Nel dubbio, sai. Questo è morto e vivo è rimasto così. Era vivo, era rimasto così. Va bene, dai, una piccola incertezza dove ho trovato molte cose positive, sinceramente. Un po' di shield recharge! Non voglio finire di sotto, c'era qualcuno? No, c'è il tizio che si dondola. Dondolino, cioè. Dove devo andare? Sono perso. Ma io arrivavo da qua... roba su. Oh, no, 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 non mi dire che ricomincio dall'inizio perché mi taglio le vene in senso verticale, eh. Non me lo dire, eh. Non me lo dire, che sembrava fatto apposta per interrompere questo video introduttivo. Spero vi sia servito a capire se questo gioco vi interessa o meno. Come dicevo, è un fan made, quindi tanta roba. Trovate il link in descrizione se ve lo volete scaricare. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!